Uno dei motivi più caratteristici della produzione ascolana dell'Ottocento è rappresentata dalla cosiddetta Rosa dei Paci, dal nome appunto della famiglia che gestiva la principale manifattura, o Rosa Ascolana, una decorazione ancora oggi in uso. Si tratta appunto di grandi fiori di rosa realizzati con un colore molto intenso, un rosso di manganese che conferisce al fiore un colore violaceo, e spesso a questa rosa violacea ne è associata una azzurra e insieme a fiori più semplici, fiori di campo, danno origine ad una decorazione di carattere molto immediato e molto popolare che ancora oggi viene riproposta dai ceramisti ascolani.